Alessandra Amoroso e il suo amore a distanza, le dolci parole. Alessandra Amoroso commuove il web, il suo annuncio. Alessandra Amoroso ha pubblicato poche ore fa sui social uno screen di una sua videochiamata, dall'altra parte del telefono si può infatti benissimo vedere la sua dolce nipotina mentre stava dormendo. La cantante ha poi voluto scriverle una dedica, per urlare al mondo intero quanto bene le volesse. Alessandra Amoroso ha infatti dichiarato che l'amore non ha né distanze, né limiti né congetture. L'amore, come specificato dalla cantante di Vivere a Colori, anche da lontano può essere coccolato, cresciuto e vissuto. Tuttavia tale cosa può accadere soltanto quando il sentimento è vero, Alessandra Amoroso ha quindi ammesso che il suo amore per la nipote è autentico. Infine, l'amoroso ha concluso dicendo che ama da impazzire la piccola e che le manca la sua nanetta, aggiungendo anche che essere chiamata zia non ha nessun prezzo. Alessandra Amoroso la dedica per sua nipote su Instagram. Alessandra Amoroso si è svegliata quindi questa mattina un po' malinconica, le manca da morire abbracciare la sua dolce nipotina. La cantante si è dovuta infatti accontentare di vederla soltanto in videochiamata, mentre era già immersa nel mondo dei sogni nel suo lettino. Alessandra Amoroso ha comunque voluto rendere omaggio al magico rapporto che la lega alla piccola, scrivendo una dolce dedica nei suoi confronti. Attualmente la cantante sta trascorrendo le sue vacanze nella sua città dopo la piccola bufera che si era abbattuta contro di lei. L'ater di Tormarancia avrebbe infatti presentato una querela contro Alessandra per aver girato il video del brano Fidati ancora di me all'interno dell'edificio senza avere l'autorizzazione. In realtà, la B-Movie Italia SRL aveva chiesto all'azienda di poter effettuare le riprese, e questa aveva consentito a patto che fossero pagati 1000 euro al giorno più 2500 di cauzione. In seguito alla rinuncia da parte della casa di Alessandra Amoroso, le trattative erano quindi cadute nell'oblio. Tuttavia, infine, il video fu girato riprendendo alcuni dettagli dell'ater in questione, come finirà questa brutta vicenda?